Allora, si parla di umanesimo e di nuove, diciamo, nuovi orizzonti del lavoro. Quali sono questi nuovi orizzonti? Io credo che stiamo assistendo realmente a un cambiamento di modello. Il lavoro e il modello che avevamo, studio, lavoro e vado in pensione, è oggi completamente superato dalla sfida di avere le competenze che il mercato chiede. Abbiamo quindi bisogno che tutto il sistema si aggiorni per poter offrire e supportare sia i giovani sia le altre categorie di lavoratori già nel mondo del lavoro a essere preparati a questi continui cambiamenti. Che impatto, perché avete scelto di partecipare? Perché la vostra presenza qui? Un significato della presenza di Manpower qui? Perché ci occupiamo come gruppo Manpower di risorse umane dal 1948 in 80 paesi e vediamo che forse troppo la tecnologia è considerata come il nuovo idolo. In realtà la tecnologia deve essere usata dall'uomo e dobbiamo continuare a considerare che è il fattore umano che guida la tecnologia e sarà sempre il fattore umano e le sue cosiddette soft skill che faranno la differenza.